Dovrebbe funzionare in teoria questa live. Vediamo un pochino se funziona sta stanza. Dovrebbe funzionare sia il Vox che la lanterna, però ancora non lo so, eh? Quindi questa sera io mi ritrovo in questa stanza qui. Vediamo un po' se parte qualcuno. C'è Alice, ciao Alice. Poi ho visto Lidia. Ora io dovrei cercare di tirare fuori il rullo. Perché devo tirare fuori il rullo? Perché almeno vedo quello che dite voi. Aspettate che sgancio un rullo da qui. Sarebbe il chiacchierometro quello che voi chiamate rullo. Ecco, ora dovrebbe arrivare dalla parte di qua. Che si è già bloccata la telecamera? No, forse no. Bene, ragazzi, buonasera. Sono in una stanza un po' macabra. Buonasera a tutti. Come sto? Abbastanza bene. Questa sera, vedete, sono dentro questo ambiente. Non lo so, forse collauderò il Vox o forse la lanterna magica. Qualcosa intendo fare qui dentro, eh? Eccolo là, ora è arrivato anche il voice vostro dove vedo tutti quanti voi. Speriamo che poi scorra, eh. Parrini, Giacomo, buonasera Giacomo, anche a te. Anna, ciao, buonasera. Ben vista anche a te, Anna, un abbraccio grande. E sono in questa stanza, volevo vedere se c'è qualche riferimento. Questa è una di quelle stanze sotto il castello. Abbastanza tetra. Volevo vedere se c'è un riferimento e se qualche presenza che abitano questo luogo qui dove mi trovo ora hanno voglia di muovere la fiamma della lanterna, oppure se tante volte volessero. Ciao Silvia. Hai messo la foto dove sorridi? Porca miseria, bisogna che la guardo, Anna. Wow. Questa va bene, va benissimo, Anna. Lascia quella. Allora, vediamo se qui dentro tante le volte ci fosse qualche presenza, ciao Silvia, che avesse voglia di parlare con me o con voi, o comunque che avesse un po' di intenzione di avere in contatto. Ora bevo un goccio d'acqua perché stasera ho mangiato un po' piccante e bisogna che bevo un goccio d'acqua. Mi piacerebbe che qualche sera qualcuno di voi venisse con me in queste stanze tetre a fare qualche esperimento, perché da solo mi annoio un po'. Non ho paura, eh. Anche se ci sono un po' di rumori, un po' di vento, un po' di aria, però non mi fa paura. Però mi piacerebbe tanto essere in questi locali qualche volta con qualcuno di voi. Buonasera Claudia, Anna, buonasera anche a te. Buonasera a tutti quelli che sono entrati all'improvviso e magari il mio povero rullo che è corto non ha fatto un tempo a farmi vedere i nomi, perché io ho un rullo cortissimo, non so se ve lo ricordate, è quello che danno col TikTok Live Studio. C'entrano quattro righe, poi spariscono alla svelta e spesso e volentieri, senza volentieri, spesso perdo quello che voi dite perché scappa in alto e non lo leggo. Comunque Claudia, Anna e Silvia, Giacomo, sono sicuro di averli salutati. Ora io vorrei sapere se qui dentro c'è qualcuno in questo ambiente e per vedere se c'è qualcuno in questo ambiente io potrei anche invitarli a muovere la fiamma della lampada oppure addirittura a parlare con il Vox, perché vedete che c'è anche un Vox che ancora non ha detto niente, che è stranissimo perché questi Vox qui qualche sera danno di matto, dicono delle parole incredibili che non c'entrano proprio niente con quello che si fa a noi. Ciao Antonio. Invece qualche volta dicono il vero questi Vox e si sentono dentro le parole che hanno scelto
di pronunciare le presenze. Sapete come funziona, no? Ogni tanto c'ho un blocco di telecamera, non so se è troppa energia qui dentro. Voi mi vedete fluido oppure a blocchi, a salti? No, ora va fluido, ora va fluido. Angela e Gio, buonasera. Antonio, buonasera anche a te. Manuela, c'è qualcuno qui dentro? Mi volete rispondere col voice? Volete parlare con noi, voi presenze? Vi va di avere un colloquio, un contatto, di parlare col nostro Vox di GhostTube? È molto semplice, scegliete una parola o un discorso e verrà pronunciato dal Vox. Non dovete nemmeno faticare voi, visto che non avete le corde vocali. C'è qualcosa sul muro? Può darsi, eh. Anna, te c'è una vista di falco, eh. Valeria, buonasera. Buonasera anche a te, Valeria. Buonasera a quelli che non ho visto entrare. Ora volevo tentare di capire se c'è qualcuno qui dentro. Se qualcuno volesse addirittura un contatto con noi. Allora, se c'è qualcuno, io sono venuto qui in pace, come sempre, io vado nei posti sempre in pace, a portare del benessere, a portare della compagnia, a portare delle parole buone, dei contatti e magari anche dell'aiuto vengo a portare se qualcuno di voi ci avesse bisogno. Sei triste? Mi sembra che abbia scritto triste nel Vox. Puoi pronunciarla a voce per piacere? Anno. Anno? Anno che? Vuoi sapere in che anno siamo? Voglio andare via. Vuoi andare via? Ma e chi è che te lo impedisce, scusa, di andare via? Sì, c'è una donna con un camice bianco. Io ho sentito che ha detto voglio andare via, ragazzi. Da lontano sembra una faccia dietro di te sul muro dentro la porta. Ah, può essere. Può essere che c'è una faccia sul muro là dentro. Però è fissa, eh? C'è una faccia brutta, a metà porta, al centro. Senti, ma sei te che ha parlato? Anna, buonasera. Come Anna, buonasera. Ma perché parli con Anna, scusa? Ma non puoi parlare con me? Ma ora tutti con Anna ce l'avete? Anna, buonasera, ha detto. Mo'. Perché poi il vostro voice non funziona a volte? Senti, vuoi dire qualche altra cosa ad Anna a sto punto, visto che hai deciso di parlare con lei? Uomo. Sei un uomo? Ah, va bene. Un uomo triste? Io che ti posso fare? Vuoi una mano da noi? Vuoi un aiuto? Hai bisogno di qualcosa? Nella dimensione sottile. Sei nella dimensione sottile. Va bene, ho capito che sei nella dimensione sottile. Ma che possiamo fare qualcosa per te? Hai bisogno di una preghiera? Ci dici il tuo nome? Guarda, Anna ti sta chiedendo il nome. Tiratemi Sì, c'è fuori. una Che donna con un camice bianco. ha detto? Tirami Da fuori? lontano sembra una faccia dietro di te sul muro dentro la porta. Buonasera Sì, lo vedo, sì che c'è qualcosa. Perché devo tirarti fuori, scusa? Stefano e a tutti ti. Ha detto Ciao tirami fuori, Stefano. ragazzi. Ciao Ciao a tutti. Emanuela. Sì Stefano. Tirami fuori. Mi dici il tuo nome? Ci dici il tuo nome? Oh. Medioevo. Chi Ah, è la sei. donna che sta con te? Sei del Medioevo? 666, dicevo. Ah, l'ho visto il numero 666. Sì, c'è una donna Ce con un l'hanno camice scritto quei bianco. ragazzi che vengono qui a fare le Da messe lontano nere, ci sembra fanno una faccia di dietro di te sul muro dentro la porta. tutto. Eh sì, c'è qualcosa, l'ho visto. Ha una brutta faccia, secondo me. Buonasera Stefano e a tutti ti. Buonasera a tutti, Ghost Woman. Senti, mi hai Sì, c'è detto una che. donna con un camice bianco. Certo.
Vuoi che ti tiro fuori da qui, ma mi dici come? Una faccia dietro di te sul muro dentro la porta. Certo, certo, l'ho visto quello dentro la porta. Perché ripete le parole sto voice? Ciao Stefano. Ciao Andrea. Anima, non ti posso tirarti fuori. Dove il libro rosso? Non ce l'ho il libro rosso. Anima, non ti posso tirarti fuori. Non ce l'ho il libro rosso, c'ho il Vox. Ti va bene lo stesso? Ti va bene il Vox? Ciao Stefano. Lidia, ciao. Ciao Stefano. Perché saluti Lidia? Buona serata Stefano e a tutti. Buonasera. Ma c'è anche Lidia? Buona serata Stefano e a tutti. No, non è possibile. Come ha fatto a vedere Lidia? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti ragazzi, un abbraccio. Buonasera a tutti. Stiamo cercando di parlare con questa presenza, però anima. Secondo me non è un granché. Perché sei triste anima? Chiara questa cosa che dice. Perché sei triste? Ciao. Ciao. Vivo in questo palazzo. Vivo in questo palazzo. E allora sei triste perché vivi nel palazzo? Ho capito che vivi in questo palazzo. Sì, ma c'è del rallentamento bestiale. Chiedi se vuole dare un messaggio. Vuoi chiedere qualcosa a qualcuno, anima? Chiedi se vuole dare un messaggio a qualcuno. No, dice che è del Medioevo, l'ha già detto due volte. Va bene che sei del Medioevo, ma c'hai un messaggio? C'è anche Mario con te, anima. C'è Mario così con te? C'è anche Mario con te, anima. Saluti a tutti. Ciao Sissi. Saluti a tutti. Sis. C'è Leo. Buonasera a tutti. Buonasera Leo Kira. Buonasera Stefano, tutti. Buonasera anche a te. Buonasera a tutti. Insomma sei triste, via. Buonasera a tutti. Sono Max, hai bisogno d'aiuto? Con la pistola? Max, hai bisogno d'aiuto? Chi hai visto andate con la pistola, scusa? Andate piano a scrivere. Ho paura che questo tizio si confonde con voi, Non riesce a capire più niente. Ascolta, vuoi che parlino più lentamente? Un angelo. C'è un angelo? Lì con te? Parla con me, c'è un angelo lì con te? Rebecca. Stefano, come Rebecca? Chiedi le voci. Ma Rebecca mica c'è. Stefano, chiedi le voci. Chiedi le voci? Che vuol dire chiedi le voci? Chiedi le voci. Buonasera a tutti. Senti, ma sei un angelo, mi hai detto, c'è un angelo con te. Chiudi. Bene. Chiudi. Ripete due volte. Vi voglio bene, ha detto? Ripete due volte. Ma è l'audio che ripete due volte, ora lo spengo. Chiocciola Francesco 66P. G, ciao collega. Mi sa che è l'audio che fa un po' di casino, eh? Se ci riesco lo spengo. Sì, si è incasinato l'audio quello vostro. Non sta funzionando. Oh, vediamo un po'. Forse era quello che faceva casino, eh? Allora... Vi voglio bene, ha detto? L'ha detto più di una volta. Ma ce l'hai con tutti? Sono un protettore. Sei un protettore? Ma come Mario? Ragazzi, dice che è un protettore. Come ti chiami, protettore? Guarda che anche Antonio ti ha chiesto come ti chiami. Potete aiutarmi? Ma sì, possiamo sì aiutarti. Ti diamo uno spunto, un aiuto, un consiglio per passare oltre, quello che ti pare a te. Però dovresti dirci anche come ti chiami. Si blocca il video? No, per ora no. Siamo in più di uno. Siete in più di uno? Ah, porca miseria. Quindi se siete in più di uno c'è un po' di confusione qui dentro. Ma è sempre uno che parla o vi alternate? Me lo dici a me? È sempre uno di voi che parla oppure vi state alternando? Mi blocco? Però nell'anteprima non mi blocco, ragazzi. Mi vedete bloccato?
Ma mi sembra di no. Ma sarà TikTok che blocca tutti? Perché io nel telefono che ho io qui vicino a me mi vedo bene, mi vedo fluido. Ma può darsi che era un blocco temporaneo. Ascolta, quindi vuoi essere aiutato? M'hai detto che sei un protettore? Me lo ripeti? Non mi fregate. Come non mi fregate? Ma noi mica vogliamo fregarti, eh. Non ti freghiamo, noi siamo venuti qui per aiutarti, eh. Io quando faccio le indagini cerco di avere un contatto con la presenza e poi cerco di aiutarlo. Mica sono venuto qui per fregarti. Chi di voi sta guarendo? Chi di voi sta guarendo? Non lo so chi di noi sta guarendo. Ragazzi, chi è di voi che sta guarendo? Ciao, cuore team. Ciao Francesco, Anna, Laura, buonasera anche a te, buonasera a tutti quelli che sono entrati, un abbraccio. Ha detto c'è qualcuno di voi che sta guarendo. Boh. Chiedi di farsi vedere. Puoi farti vedere qui dentro in qualche maniera? Lui non è sincero. Lui non è sincero. Chi lui? Buonasera Lia. Ah, Francesco sta guarendo. Chi è che non è sincero però? Francesco sta guarendo. Una candela per me. Una candela per te. Ce l'ho, c'ho la lanterna qui, vedi? Questa lanterna olio. Ti basta questa candela qui? Basta questa per te? Cosa ci faccio qui? Cosa ci fai qui? Purtroppo sei morto, quindi sei qui dentro questa stanza, è rimasta la tua coscienza, la tua anima è rimasta qui dentro. Come ti chiami, ce lo dici? Sì, Nella dimensione sottile. lo so che sei nella dimensione sottile. Stiamo parlando di dove sei e siamo d'accordo. Ma me lo dici come ti chiami? Cosa? Come cosa? Tu, il nome, il tuo nome di battesimo, di quando eri vivo, me lo sai dire? Anno. In che anno? Siamo nel 2023, ma dimmi come ti chiami. Sono una donna. Ah, sei una donna! Ma scusa, se non me lo dici, io pensavo che eri un maschio addirittura. Però qui hanno visto una donna bianca, con un camice bianco o qualcosa del genere. Quindi qualcheduno qui mi ha detto di aver visto. Ma ti ricordi come ti chiami? Roberto lo sa. Roberto lo sa? Ma Roberto mica c'è. Roberto ci sei? Ma quale Roberto? Scusa, che non c'è Roberto stasera. Ma c'è un Roberto qui con noi, c'è Robby. Il mio collega lo sa, come ti chiami? Devo chiederlo a Roberto, gli telefono? Signore. Sì, signore a chi, scusa? Io non sono un signore, io sono un ricercatore, sono un ghost hunter che fa gli esperimenti con questi strumenti che ho trovato e che ho testato di persona, ma non sono un signore. Lidia, ciao. Lidia, ciao. Perché hai salutato Lidia? Ma mica c'è Lidia stasera? Sì? Ci sei Lidia? Non è possibile. Ora ha salutato già due persone che sono nel gruppo. C'è Lidia, eccola lì. Te l'ho salutata, eh? Vi sento. Ci senti? No, loro non li puoi sentire, ho levato l'audio. Come fai a sentirli? Mi credi, cara? Con chi ce l'hai? Mi credi, cara? A chi l'hai detto, mi credi, cara? Ma chissà con chi ce l'ha, eh? Ce lo dici con chi ce l'hai, signora, non so come ti chiami, ha detto sei una femmina. La candela. La candela c'è qui, questo. Non è una candela, è una lanterna. Ti va bene uguale quella? Troppo La tua voce. alta la voce? Che ha la mia voce? Perché non ci dici il nome? Sapete, ragazzi, che ultimamente sto tribolando per avere i nomi di queste persone? Sembra che sia un periodo che non vogliono dirci come si chiamano. Ora non so se è per vergogna, per privacy o perché proprio non gli va di
di farci sapere con chi parliamo. Un motivo ci deve essere, perché guarda, sono 3 o 4 volte che contattiamo qualcuno, mi sembra sia la quarta volta, non riusciamo a capire chi è. Questa ha detto che sono una donna, però non ci ha detto chi è. Vi voglio bene. Ora che ci vuoi bene è una bella cosa, ti ringrazio tanto. Ti ringrazio tantissimo, però ci potresti dire anche chi sei, visto che ci vuoi bene, no? Sei quella nella porta? Ci sono gli angeli. Ci sono gli angeli? Qui dentro? Riuscissi a vederne uno. Sai che questa è una telecamera infrarossi, ma non riesco a vedere proprio un bel niente di angeli. Però se te mi dici che ci sono gli angeli, ci credo. Senti, ma te parli di un Roberto che è morto o di quello che è vivo che viene con me ogni tanto? Rebecca. Ma Rebecca non c'è. C'è per caso Rebecca? No, poi a parte che Rebecca viene tardi la sera. Verso le 10 arriva. Non credo che ci sia Rebecca. Ma c'hai qualche parentela con Rebecca? Potete aiutarmi. Possiamo aiutarti. Guarda, c'è Ghost Woman. Sicuramente lei sa come aiutarti. Vuoi che ti faccio dire una preghiera di quelle che ti sciolgono dal legame? Da Ghost Woman? Ti va bene questo? Una preghiera per me. Una preghiera per te. Va benissimo. Ha dichiarato che vuole una preghiera per lei. Ci pensi te, Ghost Woman, gliela dici una mentalmente? Magari così la sente anche in telepatico? In via telepatia, insomma. Guarda, Ghost Woman sta pensando mentalmente una preghiera per te, visto che ce l'hai chiesta. E era tanto che ti chiedevo di che cosa ti serve. Finalmente ti sei deciso. Decisa, scusa. Ti diamo una mano, io e Ghost Woman. Lei è brava, ha aiutato parecchie persone a passare oltre. Quindi sta dicendo una preghiera per te in questo momento. Guarda che Ghost Woman ti sta aiutando. Questa dimensione. Vuoi andare via da questa dimensione? Guarda, con questa preghiera, con l'aiuto di Ghost Woman e col mio, secondo me, ce la fai a lasciare questa zona e andare finalmente nella luce bianca, va bene? Sei contenta di quello che abbiamo fatto? Devo scappare. Devi scappare? No, aspetta, non andare via. Aspetta. Prima ti dobbiamo insegnare come cercare la luce, oppure da chi farti accompagnare verso la luce. Non scappare via. Potete aiutarmi? Sì, infatti ti stiamo aiutando, ma non andare via, perché se vai via ora, che è finito l'energia, poi non ti possiamo aiutare più. Allora, ti è bastata la preghiera? Hai lì gli angeli che possono accompagnarti verso la luce bianca? Se ne andrà presto. Se ne andrà presto l'angelo? Allora, prendilo ora. Vai vicino a questo angelo e digli: ti prego, accompagnami verso la luce. La preghiera è stata detta, puoi farti accompagnare verso la luce e passi oltre. Così stai meglio. Signore. Non mi dare del signore, dai, io sono un ricercatore. Quanti siete nel gruppo? Quanti siamo nel gruppo? Questa è una domanda un po' particolare. Siamo, te lo dico, 39 in questo momento. Ma puoi andare, eh? Vai dall'angelo e fatti accompagnare la luce. Quanti siamo nel gruppo? Ti si accompagna per mano anche noi, se vuoi. Lei ha un angelo custode. Lei ha un angelo custode? Io? Non mi dare del lei, perché non viene bene così, eh? Chi è che c'ha l'angelo custode? Dovete andare via. Dobbiamo andare via noi? Ma non puoi andartene senza che noi stacchiamo da qui? Possiamo rimanere mentre te ne vai? Ci vuole il sigillo. Ci vuole il sigillo? Porca miseria, aspetta che vado a prendere il sigillo allora. Aspetta un attimo che vado a prendere il sigillo. C'ho un po' di cose nel mezzo, però ce la dovrei fare. Aspetta che prendo il sigillo, eh? Un attimo solo che te lo prendo. Vediamo se c'ho il sigillo. Porca miseria.
Lo carico, dai, perché non ce l'ho pronto. Aspetta, eh. Ti porto il sigillo, se ti serve quello, scusa, eh. Un attimo solo. Io fo più in fretta possibile perché tu non finisca l'energia. Ora vado a cercarti il sigillo, aspetta. Se me lo dicevi prima. Vediamo se lo trovo subito. Ecco il sigillo. Aspetta un attimo. Ci vuole un po' perché ho parecchie finestre aperte e ho paura, capito, che non ce la fo con le risorse del computer. Ecco il sigillo che arriva. Vediamo se ce la fo, eh. Non mi si chiude la finestra con questo sigillo, mi è rimasto a tutto schermo e non ce la fo a chiudere sta finestra. Aspettate un attimo. Vediamo se chiudo questo, che mi risparmia un po' di energia. Ok. E ora il sigillo l'ho preso, ma non mi riesce di portarlo al centro. Aspettate un attimo. Porca miseria. Mi si è bloccata un po' la situazione. Vediamo se riesco a sbloccare questa situazione. Mi si è bloccato il quadro dove ho messo il sigillo. E non è una bella cosa. Ma guardate, ragazzi. Aspettate un secondo, eh. Sono messo male perché mi si è bloccata una finestra, ragazzi. Accidenti al software. Non mi devo fidare di questi software. Esplora risorse, lo devo chiudere. Vediamo se ora si chiude questa finestra. Ma che? Aspettate un secondo. Ma proprio qui mi si doveva bloccare questa finestraccia maledetta. E ora? Come si fa? Devo rimpiccolire, ma mi si è bloccata. Mi si è bloccata questa finestra e non vuole né avanti né indietro. Non riesco a capire come mai, capito? Aspetta un attimo che provo a riavviare l'OBS Studio, così non casca la live, dai. Aspetta un momento, eh. Aspettate, ragazzi, se mi sentite ancora, sto cercando di riavviare l'OBS Studio. Vediamo se ce la fa. Allora, vediamo se riparte l'OBS Studio. Il sigillo credo che non ce l'abbia messo, vado a mettercelo. Aspettate un attimo perché ho fatto un casino bestiale con tutte queste finestre e non ce la faceva a reggerle tutte. Aspettate un momento. Non è che sono caduto, eh. Ho riavviato lo studio, ora devo fare il sigillo più piccolo, eccolo qua. Perché non mi funzionava più il ridimensionamento dell'immagine. Allora, abbiamo il sigillo, ora lo fo ad una grandezza giusta e lo mettiamo qui. Allora, mi vedete e mi sentite? Ancora no, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Eccolo qua. Ora forse mi vedete e mi sentite. Sono riuscito a mettere il sigillo qui sopra il voice. Vediamo se c'è anche l'audio. Devo essere sicuro che ci sia l'audio. Sì, c'è l'audio, vai. Allora, adesso io ti ho messo il sigillo. Vedi che te mi avevi chiesto ultimamente, ci vuole il sigillo. Io te l'ho messo lì sopra. L'angelo custode che ti accompagna ce l'hai. La preghiera te l'ha detta Ghost Woman. Vai verso la luce, come dice adesso Ghost Woman. È un mondo di luce. Brava! Se è un mondo di luce, sei arrivata.
passa dentro questa luce bianca enorme che vedi e vai dall'altra parte, va bene? Vediamo se ce la fai, eh? Sei arrivata, si è visto il mondo di luce, sei arrivata di là. Ce l'ha fatta a passare? Ui! Che è successo? Ce l'ha fatta a passare di là? Porca miseria. Ghost Woman è andata! No, non è possibile. Abbiamo aiutato questa poveretta a passare oltre. Non ci ha detto neanche come si chiamava. Però ho visto dei lampi, eh? Che sia stata la luce di quando passa? Ci sei sempre qui con noi? Ci sei sempre? Sei sempre qui con noi? No, ragazzi. È passata oltre. Perché ha detto sono in un mondo di luce e poi ha lampeggiato qualcosa e poi non c'è più. Oh, vabbè, ragazzi. Se fosse andata bene così è un'altra opera buona che abbiamo fatto. Io e Ghost Woman insieme, in collaborazione, abbiamo fatto passare almeno 4 personaggi nella luce. E è una cosa importante, perché tanto si fa anche per aiutare loro questa cosa qui, eh. Ci sei sempre qui dentro? Porca miseria, mi sembra che non ci sia più, eh. C'è qualcun altro qui? Puoi dirmelo anche con la fiamma della lanterna, eh? Ma... C'è qualcun altro qui dentro? Qui, la lanterna ha dato un sì, eh? Allora, se era un sì, ridammelo un'altra volta. Ridammi un sì con la lanterna. Ecco, questo era un sì. Allora, per essere sicuro che ci sia qualcuno, potresti farmi ondulare la fiamma di questa lanterna? Mi fai un'ondulazione? Un'ondulazione della fiamma. Oh, c'è qualcun altro, ragazzi, perché... Fai ancora l'ondulazione della fiamma, se ci riesci. Si vede che c'è qualcun altro. E ora come si interroga col voice? Ma il voice è fermo, ragazzi, il voice è fermo. Perché è fermo? Aspettate che lo riavvio, eh. Ce l'ha fermato lei quando è andata via il voice. L'ha fatto uscire proprio, aspettate, eh. Ecco che è ripartito. Se ci sei qui dentro, ci puoi parlare col voice? Boh. C'è qualcun altro qui dentro? Oltre a quella signora che è passata oltre, se Dio vuole? È sparita quella figura nella porta, ragazzi. Vi ricordate c'era una figura da una porta? Non la vedo più. Fatti sentire se ci sei qualcun altro, dai. Sammy? E chi è Sammy? Ah, beh, questo potrebbe essere anche un'energia residua che è dentro il voice, perché Sammy... Chi lo conosce? C'è qualcuno che è capace di parlare con sto voice? State attenti quando usate sti voice, perché a volte, se nell'ambiente c'è tanta energia residua, tirano fuori parole a caso. Quindi si riconosce quando stanno parlando con noi e quando invece è il voice che ha svalvolato e ha tirato fuori magari una parola che non c'entrava niente. C'è qualcun altro che vuol parlare con noi? Questa dimensione. Sei in questa dimensione?
chi sei? Ce lo dici chi sei? C'è il vescovo qui. C'è il vescovo qui? Ah, porca miseria, ma il vescovo mi capitava qui nel castello. Che ci fa il vescovo nella stanza sotto il castello, scusa? Ho freddo. Hai freddo? Lo credo che ha freddo. Non hai più la massa corporea, quindi non puoi accumulare le calorie dell'ambiente, perché non hai molecole, sei fatto di energia, quindi non puoi accumulare il caldo e quindi sei freddo. Tutte le presenze sono fredde, congelate, di solito. Voglio andare via. Vuoi andare via anche te? Porca miseria. Ghost Woman, c'è un altro che vuole andare via. Ah, dovresti passare oltre, c'è una luce vicino a te. Ti dovresti far accompagnare da qualcheduno, da un angelo custode, da un protettore, da qualcuno che trovi lì. Gli dici dov'è questa luce bianca, ti ci fai accompagnare e passi, se proprio vuoi andare via da qui, se è quello che vuoi. Sei maschio o femmina? Mondo. Mondo? Vuoi andare via da questo mondo? Non si è capito. Vi voglio bene. Ora anche te ci vuoi bene, qui ci vogliono bene tutti, anche la signora di prima ci voleva bene. Vabbè che siamo un gruppo di persone che facciamo del bene, però insomma così è un po' troppo, ti ringrazio tanto. Cosa cercate? Cosa cerchiamo? Ma senti, noi non è che cerchiamo qualcosa, noi proviamo ad avere dei contatti con le presenze, con le coscienze, con quelli che vengono chiamati anche fantasmi, e quando è possibile li aiutiamo, capito? Ma non cerchiamo niente di particolare, Vuoi parlare con noi? Nicola. Ti chiami Nicola? Oh, questa è una buona cosa, ragazzi, finalmente qualcuno che ci dice il nome. Siamo davanti a Nicola. Ciao Nicola, hai bisogno d'aiuto? Vuoi andartene anche te? Dici Nicola, dici. Nicola, ci sei sempre? Nicola, vuol dirci qualche altra cosa di te, vuoi dirci? Cosa vuoi da me? Non voglio niente da te, Nicola, voglio solamente un contatto, volevo parlare con qualcuno che sta di là, nella dimensione astrale, visto che io sto in questa dei vivi e tu stai in quella, non dei morti, ma dei semi passati, non sei ancora nel mondo dei trapassati, ma ci sei vicino. Volevo solamente un contatto e studiare per bene come funziona questa cosa, con qualcuno di voi che ci dà una mano a capirne di più. Ecco che cosa voglio da te. Cosa ci faccio qui? Allora, cosa ci fai qui te lo spiego io. Probabilmente sei morto, non so quando, e stai aspettando di passare verso la luce. Quindi ti sei fermato qui dentro. Ok? Nicola, hai bisogno d'aiuto? Diccelo chiaramente, dai. Ogni tanto dice che è triste. Guarda che c'è Ghost Woman che ti sta preparando una preghierina per passare oltre. Chi di voi sta guarendo? Ma questo me l'avevano già detto, però. C'era Francesco che stava guarendo. Ma perché mi chiedete tutti che c'è qualcuno di noi che sta guarendo? Scusa, ma qual è il problema? Sono maschio. Sei un maschio, lo so, Nicola. Prima era una femmina e se n'è andata via. Ora sei Nicola, quindi sei un maschio, no? Va benissimo. Sei morto, sei un maschio e devi passare oltre. Sei d'accordo fino a qui? La candela. La candela ce l'abbiamo, è questa. È una lanterna, però dentro vedi c'è la fiamma? Ti va bene quella? La candela c'è, la preghiera te l'ha detta Ghost Woman. Se trovi un angelo lì dentro, fatti accompagnare verso la luce e prova a passare oltre. Non riesco a passare. Non riesci a passare? Mi sembra che abbia detto non riesco a passare, però non vedo più. Perché non vedo più la scritta di Excel? Dentro il voice non vedo più la scritta del voice, del parlato. Non riesci a passare.
Ah, ecco, ora si vede. Non riesce a passare. Che cosa possiamo fare con Suma per dargli una mano a questo poro Nicola che non riesce a passare? Sarteano. Sei a Sarteano, sì. Sarteano è il paese dove abitiamo noi. Quindi sai di essere a Sarteano. C'è un movimento... Ci fu un'epidemia. Ci fu un'epidemia? Senti, qui le epidemie ce ne sono state tante, specie nel periodo tuo c'è stata la peste e il colera nell'epoca medievale o subito dopo. È un mondo di luce. Hai trovato il mondo di luce, allora può passare oltre. Se hai trovato il mondo di luce, caro Nicola, vai verso questa luce e passa oltre. Ce la fai a passarci? Nicola, ce la fai a passare oltre quella luce che vedi? Che succede? Nicola? Nicola, ci sei? Ma Nicola, sei sempre qui con noi? In gran silenzio. Ma mica vi vorrete dire che stasera due di loro sono passati nella luce aiutati da noi, perché non ci credo, eh. No, ma sarebbe una cosa incredibile. Abbiamo aiutato due persone stasera, oh. Ma che siamo missionari? Porca miseria, ragazzi. Due in una sera. C'è nessun altro qui dentro? No, perché visto che ci è venuto bene questa sera a me e ai miei colleghi che mi hanno dato una mano tutti con la loro presenza, tutti, anche Ghost Woman, visto che siamo tutti carichi e siamo capaci, se c'è qualcuno che vuole passare oltre di queste stanze del castello, che lo dica, perché sembra che stasera a noi ci riesca di darvi una mano a passare oltre. C'è qualcun altro qui con voi, con noi, insomma? Non mi sembra che ci sia qualcun altro. Comunque ho visto che tutti chiedono il sigillo prima di passare. Vogliono quella protezione lì, se no non passano. Quindi mi tocca, quando si fa queste operazioni d'aiuto, mettere sempre il sigillo, perché lo chiedono. Tutti quanti chiedono, ma perché non metti il sigillo e poi provo ad andare? Devo andare, poi vedono la luce, ho visto il mondo di luce e poi passano. Guarda che è una cosa incredibile, proprio. Sembra una cosa strana, ma è così, eh. Non è che... Io ho ben capito come funziona ormai. Se c'è qualcuno che muove la fiammella... La vedo abbastanza fissa con la fiammella. No, si muove proprio per niente. Non si muove per niente, ragazzi. Oddio, no, un pochino si muove. Se la guardate fissa, un pochino si vede muoversi la fiammella. Però no, non come prima. C'è nessuno qui dentro? Ragazzi, mi sa che non c'è più nessuno. Vedi un angelo, Anna? Ma io non riesco a vedere più niente, nemmeno la figura che si vedeva prima nella porta, ve lo ricordate? Non so che dirvi. Ragazzi, io lascerei questa stanza a sto punto, tanto mi sa che qui abbiamo già fatto più di un'ora, quindi è bene che questo file io lo salvo, se no lo perdiamo, perché poi domani lo ritrovate su YouTube. Però TikTok, se non scarico il file
ora, che è un'ora qualcosa, poi dopo non te lo scarica più perché dice che è troppo, troppo enorme e non si riesce a prendere. Quindi, ragazzi, passiamo in un'altra stanza, così questo file qui poi posso scaricarlo. Aspettate un attimo che si passa da un'altra parte, eh. Mi impazziranno un po' gli strumenti, non ci fate caso, eh. Quando si fa questo passaggio. Eccoci qua ragazzi, se ci sono riuscito siamo passati di qua. Qui siamo nella sede GRP, c'è un po' più di luce, un po' di colore, un po' più di tutto. Posso mettere anche il rullo qui se Dio vuole, così vedo quello che scrivete perché di là non vedevo niente. Allora, Ghost Woman, si è fatto un bel lavoro perché stasera, secondo me, se è vero quello che ho capito, abbiamo aiutato due poveri personaggi a passare oltre. È una cosa che non mi aspettavo, che in una sera si potessero fare due, cioè i capelli verdi, ragazzi. No, non ce l'ho verdi di solito, eh. È proprio che stasera si vedono i capelli verdi. Che vi devo fare? Me ne terrò verdi. Comunque ce l'ho grigi, brizzolati, non verdi, così come si vedono. Non ci deve essere qualche problema nella telecamera, probabilmente. In questa telecamera qui, ora provo a disattivarla, a riattivarla. No, però ho sempre capelli verdi, ma me ne frega niente. Va bene anche così. Allora, Mimmina, che ci racconti? Abbiamo fatto una piccola indagine stasera, eh? Eravamo dentro la stanza del castello qui nostro del paese. C'erano degli individui, prima una donna e poi un certo, non mi ricordo, Nicola, se non mi sbaglio. E siamo riusciti a farli passare oltre, è una cosa interessantissima, vero Marco? L'altra non ci ha detto il nome, Marco. La donna che è passata prima non ci ha voluto dire come si chiamava. Sto bene anche con i capelli verdi, Adele? Va benissimo, se lo dici te, guarda, sono lusingato. Ma non è che sarà sto colore di sto giaccone? No, non c'entra niente. I capelli ce l'ho verdi o gialli. Va bene, sono contento anche così. Ascolta Pietro, qualche volta siamo riusciti a vederli, in qualche puntata. Qualche volta noi abbiamo riportato delle immagini, non c'è male, eh. Se ti ricordi l'indagine che abbiamo fatto nel castello di Bolsena, abbiamo visto una figura nera che scendeva le scale, una bella signora vestita di bianco, bionda, che si è fatta vedere vicino a me, insomma. Delle volte abbiamo visto delle immagini paurose, ma proprio belle belle. Non sempre questi signori riescono a farsi vedere. Secondo me dipende da quanta energia hanno. Comunque, per chi non l'ha visto sul canale YouTube, che lo trovate quassù nella mia fotografia, cercate dentro il castello di Bolsena. Ci abbiamo fatto insieme un'indagine. Ci sono tre apparizioni molto interessanti, ragazzi, parecchio interessanti. Quindi non è vero che non si fanno mai vedere, ma qualche volta si fanno vedere. E come vuoi? A volte mi sono anche spaventato. Buonanotte, Ghost Woman, ti ringrazio tanto. La donna l'avete vista stasera, Antonio? Le sai che io non ci ho fatto caso, ero un po' preso. Buonanotte a chi va a Nanna, un abbraccio grande. Comunque, il riassunto di stasera, siamo andati a fare un'indagine virtuale di quelle che ogni tanto si fanno, che tanto contano come quelle reali, uno non cambia niente, perché nel campo astrale non c'è il virtuale e il reale, è tutto insieme. Siamo andati in una stanza sotto il castello, tetra, dove c'erano tre o quattro anime, coscienze, due delle quali siamo riusciti a farli passare oltre. Gli abbiamo dato semplicemente una mano con una preghiera, alcune indicazioni, cercare questa luce, fatti accompagnare verso la luce da un angelo custode o un protettore.
perché da soli se no non la trovano, e siamo riusciti a far passare due personaggi molto interessanti. Ciao Brandozzo! Era dietro le spalle sulla porta, Antonio, ha ragione. Sai che l'ho vista anch'io una volta? Una piccola faccia bianca un po' allungata. Però solo la faccia vedevo, eh. E poi dopo si vede che è passata quella signora e non ci ha detto neanche chi era. Probabilmente una signora del Medioevo, del 1700, 1600, 1500, non lo so di quando. Il castello è del 1400, quindi è medievale. O del 1200, scusate. No, è del 1100 il castello. Quindi le stanze sotto sono anche loro del 1100. Bene ragazzi, io dovrei anche andare via stasera, perché sono qui da 2 ore, mi è finito un po' il tempo che avevo, anche perché poi se non rientro in casa la sera dopo cena, dopo una certa ora, prendo un po' di ricompense in formato ranzagnolo o battipanni, quello che gli capita a mano alla moglie, perché lo sapete, le mogli sì, amano che uscite un pochino la sera, no? Non sono lontano da casa, sono 200 metri, però qualche volta gli fa piacere che rientri abbastanza nelle norme, non troppo tardi. Quindi io volevo salutarvi a tutti quanti, volevo ringraziarvi tanto per questo apporto che date, questa amicizia, questo aiuto, perché voi state qui dentro, voi amici, mi date una mano e fate insieme a me l'indagine. Non è che voi partecipate come al cinema seduti da un cartellone, voi date una mano, siete protagonisti anche voi dell'indagine. Parecchi di voi danno una mano grossa, quindi è importante fare queste cose tutti insieme. No, uno le fa, gli altri guardano. Non mi piace quella storia lì. Quello lo fanno quelli che stanno su YouTube, parlano tutta la sera e le persone possono solo guardarlo e dire di sì. Quello non mi piace. Mi piace la collaborazione, fare le cose insieme a voi, portarvi in posti tetri, dove c'è un po' di adrenalina. Marco, ci sarebbe da parlarci parecchio di questo argomento, da parlarne parecchio. Comunque ragazzi, volevo ringraziarvi un'altra volta, ho fatto un discorso per ringraziarvi, non so se l'avete capito, e vi auguro la buonanotte, il buon lunedì per domani che è il giorno di lavoro. Grazie che siete stati con me in questa indagine, un abbraccio grande 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 a tutti quanti voi. Vi lascio il canale aperto una decina di minuti, così vi do il tempo di salutarvi fra di voi. Va bene ragazzi? Un bacio grande a tutti.
@antoniodivenanzio. Il VUA funziona. Buonanotte. Buonanotte. Sono arrivato tardi, ma ho dato una mano. Chi sei? Ciao Silvana, sono io Mario. Ciao amico mio. Sei andato da Valentina? Sì, che tua sorella ti ha contattata. Sì, sì. Fatto tutto quel che potevo. Ma sei andato a Bologna da Vale? Ero accanto ad Angelo. Cosa c'è lì, Mario? Grazie, sono Mario. Stato accanto per aiutarlo. Come sta Angelo? Cuoce freddo e buio, ma a volte tanti colori. Angelo ha bassi e alti, visto? Sì, Mario. Vado, sono esauto. Ma cosa ha Angelo? Esausto. Vai da Angelo Mario per favore. Ha una coscienza duale. Stefano. Non lasciarlo da solo, Mario.
cosa vuol dire ha una coscienza duale?